A novembre ho avuto il penso il mio momento più basso col gioco, ok? Ho avuto penso di aver avuto un momento più basso in assoluto col gioco. Io già giocavo, già avevo giocato diverse volte, già mi è successo di giocare diverse volte off stream. E quando giocavo off stream, perché giocavo off stream? Perché magari perdevo in stream 1.000 euro, mi incazzavo, caricavo altri 1.000, ne caricavo altri 2.000, ne caricavo altri 3.000 e così via ogni volta. E soprattutto io mi ricordo di delle volte che stavo a casa dal Pippega a dormire, zio porco, magari finivo la stream a casa sua. Gabriel, non devi per forza raccontarlo, no, forse perché voi se non faccio la vittima di merda, forse non vi entrano in testa le cose, porco Dio. Forse non vi entrano in testa le cose, porco Dio. Forse pensiate che siamo tutti delle cazzo di marionette di merda. Porco Dio, io sono uno streamer, ok? Sono qua a intrattenervi, ma non sono una marionetta di merda, sono anche un essere umano, porca Madonna. E ho tanti problemi, tanti complessi e tante paranoie, l'ho sempre avuti, Dio cane. Comunque, stavo dicendo, io ho avuto dei problemi dal momento in cui mi sono autoescluso. E perché? Perché? Perché non avevo la possibilità di giocare. Non avendo la possibilità di giocare, mi è venuta solamente ancora più Ma voglia di perché stasera giocare. sono tutti opinionisti del cazzo sulla vita altrui. Gab, ti voglio bene. Grazie, Tommy. Perché? Perché non avendo la possibilità. Grazie, Emiliano, per 4 mesi, bentornato. Non avendo la possibilità di Si vuole giocare, bene. non avendo la possibilità di giocare, io ho sempre cercato di. Non, come si dice? Di trovare un metodo differente, no? E dopo che mi sono perso quei famosi soldi a novembre, che a novembre misi una storia dove feci vedere le mie uscite sulla carta che erano corrispondenti a 16.000 euro, e io quei 16.000 euro, che poi adesso non ho perso tutti quei 16.000 euro, ma quei 13.000 euro, Dio cane, li persi off stream. Io stavo da casa, questa cosa non la sa neanche Dalila, penso probabilmente, se la verrà a sapere bene, gliene parlerò poi. Io quando sono stato una settimana a casa sua a Dalila, da Battipaglia di Dalila, e streamavo poco, streamavo una mezz'oretta al giorno, tipo mi svegliavo, lei andava al lavoro, caricavo 1.000 euro, li perdevo in mezz'ora e staccavo. Cosa facevo? Grazie, Adnid. Cosa facevo io dopo? Io prendevo e senza farmi vedere, completamente nascosto, certe volte magari stavo anche nel letto con Dalila e dicevo: Dalila, vado in bagno. Magari dicevo: Dalila, vado a cagare. Stavo sul cesso 10 minuti e perdevo 500 euro, 1.000 euro, perché avevo bisogno sempre di. Mi sentivo male se non giocavo, mi sentivo male se non avevo la possibilità di poterli recuperare quei soldi. Ok? E lì ho proprio fatto fuori tutti i soldi che avevo, lì ho preso tutto quello che avevo e l'ho Già che ne parli è buttato. un grande passo. Tenersi queste cose di nascosto ti logora sempre di più. Di nascosto, in ogni momento, anche mentre stavamo sul letto, magari prendevo, stavo al telefono e cosa facevo? Ricaricavo 500, 1.000 euro, con la speranza sempre di poterli E dai, non recuperare. vogliamo vederti E così. nonostante io magari. L'importante è che tu sia riuscito ad uscirne. Ti vogliamo bene, cuore viola. No, adesso non voglio fare la vittima del cane, è inutile che mi spammate sti cazzo, cioè vi ringrazio raga. Però porco Dio, il discorso è che porco Diaz, non. Io lo so perché molte volte mi sono fatto riprendere dal gioco d'azzardo, molte volte mi è successo di ricaderci, non come magari mi è successo a novembre, che presi completamente il mio fondo risparmio, lo buttai nel cesso, ma mi è capitato di buttare soldi che non volevo buttare, perché non ero capace di mai fermarmi in quel momento, ok? Dio porco. Ti si vuole bene, un bacino. Ma giustamente che cazzo deve saperne il Cerbero? Cazzo deve saperne il Cerbero, no? Che deve sempre mettersi a sciacallare sul cazzo che gli pare, con quei figli di puttana, porco Ma Dio. bro, Dal sei giorno zero, dovresti essere da un quando grande porco Dio persona, sono nato hai su bisogno Twitch! di Gli forza. streamer mi Usa devono anche un rompere po' il della cazzo tua da quando sono forza nato su per i Twitch, giochi porco affinché Dio! possa Chiunque mi raggiungere deve tutti i tuoi criticare obiettivi. e Tu sei rompere il pericoloso. cazzo! Porco Dio, mi sono sempre fatti i cazzi miei! Mi sono sempre fatti i cazzi miei! Porco Mi sono Dio, sempre perché? fatto! Mi sono sempre fatti i cazzi! Attenzione, lascia che banna! Mi sono sempre fatti i cazzi miei! Non mi sono dovuto mai mettere a leccare l'ano di nessuno per arrivare a fare quello che sono adesso, porco Dio! Mi sono sempre fatti i cazzi miei! Ho sempre aiutato tutti i miei amici! Ho sempre aiutato chi meritava intorno a me!
Porco Dio! E nonostante ciò, porco Dio! Ah no, il cabrone! Adesso è lui il problema, no? Il molestatore sociale! Prova. Gabby, io ti sono vicino. Stai tranquillo, che sei il numero uno. Perciò sei così. Sei vero e unico. Tranquillo, Gab, tira fuori tutto quello che vuoi e sfogati oggi. Che così stai meglio, sei una bellissima persona, sei la persona più buona del mondo, ti vogliamo bene e così. Stai calmo e ritrova te stesso. Stai dando valore ad una cosa che è così in confronto a te. Gli stai dando il potere che loro vogliono facendo quella live. L'hai detto stesso tu all'inizio della live. L'hai detto stesso tu. Senza il gabbrone nel titolo non fanno mezzo spettatore. No, non è vero. Adesso è così. Non dire cazzate. Magari su sta stream, ovvio, se mettevano streamer, capito, streamer italiani al posto del gabbrone, il cerbero, non dirmi niente a dire che il cerbero non fa spettatori senza il mio nome, che sono 40 anni che stanno sul web. Semplicemente. Ma non sto piangendo per colpa loro. Sto piangendo per un'altra cosa. Dai, l'eri di là e non hai sentito il discorso. Per favore, evita di metterci il becco. In ogni caso, Gab, avere questo tipo di reazioni a questo tipo di critiche e dare il potere ad una cosa che è nulla. E dare il tuo potere ad una cosa che vale zero. Il potere glielo stai dando tu avendo questa reazione. Se vuoi conferma nelle persone delle cose che fai, quella non l'avrai mai. Però tu puoi dare un buon esempio alle persone di che parere possono avere su di te. E se fai così, dai una conferma magari a quello che dicono gli altri. Comunque il discorso, ragazzi, è che... Cazzo, io veramente... Ci sono passato veramente in ogni momento per colpa del gioco. Ho passato, penso, i momenti più drastici per me. Cioè, se già avevo problemi nella vita, penso che il gioco mi abbia veramente scombussolato il tutto, Dio porco. Mi abbia scombussolato il tutto, ok? Circento, ma bro, sei un gran streamer e una grande persona, non hai bisogno di strafare. Pensa anche un po' alla tua salute. Non è perché giochi che piaci alla gente, ma è per come sei tu. Ricordo che ai tempo eri uno degli pochi che mi dava una mano, cuore rosso. Bello, Daniel. Dio cane, penso di essere stato anche la persona più trasparente con voi. Vi ho sempre detto al 100% tutto quello che facevo, tutto quello che si muoveva intorno a me. Non mi pare di aver mai negato quanto io ci guadagni da determinate cose, quanto mi convenga fare una determinata cosa. Sono sempre primo ad autocriticarmi e ad autorinizzare su di me. Penso sia ormai da un mese e mezzo che vi continuo a ripetere che per me si stanno aprendo tanti sbocchi lavorativi grazie al gioco d'azzardo. Posso dire, è una cosa brutta, sto lucrando sulle persone malate? Forse può essere, forse vi dico, forse può essere, forse può, ma neanche troppo, perché per il pubblico che ho potrei veramente lucrare la peggio merda, ma ho sempre avuto veramente un'etica della Madonna da sto punto di vista. Ho sempre avuto una cazzo di etica della Madonna a tal punto che, porco Dio, finché tutti gli streamer su Twitch non hanno messo il cazzo di link di affiliazione, non l'ho mai messo. Per 2 anni ormai e solo la mia ragazza l'ha scoperto, nonostante giocassi in bagno o mi nascondessi in ogni modo possibile. Sai, barboni 89-69. Cosa significa pensa ai barboni, bro? Ma che cazzo significa pensa ai barboni? Non puoi... Ma che cazzo è, bro? Anch'io ci finisco. Cosa significa? Cioè, vabbè. Hanno dovuto mettere il tuo nome per tanti motivi e tu lo sai. Lasciali stare che hanno parecchia invidia. Ma non è che hanno parecchia invidia, io so tutta la merda che gira dietro. Non devi giustificarti, qualsiasi cosa farai ci sarà sempre qualcuno che... Non posso dirle, questo è il problema, non posso dirlo. Il bello che non posso dirlo, cazzo. Il bello che non posso dirlo di quanto viscido sia stato... Ti si vuole bene, Gab. Vabbè.
In che senso? Non è una cosa che poi ne parlerò con Marra, se devo parlarne. Se devo parlarne ne parlo in privato, adesso evito di di fare altre accuse o scivoloni a caso. Visto che poi tanto il web è sempre così, no? È sempre una cazzo di giungla dove sono sempre pronti ad azzannarti, quindi porco Dio col cazzo che faccio azzannare. Su Twitch, darti un consiglio, dovresti passare il resto della vita a fare il ballerino di 7-3 in giro per i navigli. Ci starebbe, Arceius. Cioè, ci starebbe, Niverslip. Grazie, Warrior, grazie. A me sembravano tre pagliacci al tribunale di Twitch. Vabbè, ma è quello il loro contenuto, ci sta. Cioè, anche io sono un pagliaccio che gioca alle slot, bro. Comunque, raga, quando vi dico in stream, adesso ritorniamo un attimo a parlarne, quando vi dico in stream di stare attenti con il gioco, non è che lo faccio per pararmi il culo, ok? Perché magari la gente pensa, il gabrone si deve parare il culo, no? Il gabrone deve dire... deve dire che si dissocia dal gioco d'azzardo perché deve pararsi il culo. No, non me ne è fregato un cazzo di pararmi il culo, perché porco Dio mi sono ingoiato di tutto, non ho bisogno di ingoiarmi l'ennesima stronzata, ok? Non ho bisogno di ingoiarmi l'ennesima stronzata. Se vi dico di stare attenti col gioco, perché so benissimo come ci si finisce nella merda col gioco. So benissimo come si finisce davvero nel vortice, Dio porco. So benissimo come ci finisce nel vortice, quindi non è che se vi dico di stare cioè non ho mai rinnegato il gioco, perché poi mi è sempre piaciuto giocare. Posso avere avuto tutti i problemi del mondo, ma poi sono sempre rimasto lì a giocare perché mi piaceva, perché mi divertiva, tutto, perché il brivido dell'azzardo ti sei sfogato, stop. Perché il brivido dell'azzardo mi ha sempre intrattenuto. Oh, lo dico sinceramente, a me il brivido dell'azzardo piace, a me il brivido di quando si gioca, di quando c'è la possibilità di vincere, mi fa sentire vivo in parte. È forse una droga in parte, lo so, il gioco è anche una droga. È per questo che vi dico di porco di starci attenti. È per questo che vi dico di starci attenti, zio porco. Di non farvi prendere troppo dalle emozioni quando giocate, di non... perché quel brividino che io ho lì, molte volte è sbagliato, molte volte non dovrebbe esserci quel cazzo di brividino. Molte volte dovrei giocare più consapevolmente. Ragazzi, è inutile dire adesso di non giocare, oppure di dire ci sei cascato e ci sei ricaduto. Perché ci sono cascato e ci sono finito fino al collo nella merda. In quel mese lì ci sono finito fino al collo nella merda. E i mesi successivi non è cambiato molto. I mesi successivi comunque ero sempre accorto perché giocavo. Perché giocando in live giocavo. Ho sempre dovuto mettere a disposizione il mio cazzo di denaro per fare sto cazzo di contenuto di merda. Io so, adesso probabilmente sono nel periodo in cui, grazie a Dio, un po' più mi sto contenendo. Forse in questi giorni mi sono fatto ancora prendere, ma comunque mi sto contenendo.